Siamo a Milano il 17 marzo 2011, sono oggi 150 anni dall'Unità d'Italia. Ne abbiamo approfittato, nonostante il clima, infatti piove, per provare la nuova Olympus XZ1, che è una macchina compattissima, una compatta, è questa, che ci darà comunque modo, nonostante una mano impegnata con l'ombrello, di utilizzarla con l'altra proprio per le doti di estrema portabilità della macchina stessa. Sono 275 grammi di concentrato tecnologico, ora ne vediamo i dati essenziali e facciamo anche qualche prova di scatto. Prerogative di questo Olympus XZ1 sono molteplici, iniziare dall'obiettivo un eyes Wiko da 4x 28-112 mm, ma soprattutto è l'apertura di diaframma concessa alla focale minima di f1.8 che consente delle riprese in luce scarsa assolutamente perfette, arriva fino a f2.5 nella modalità tele. Unitamente a questa prerogativa ci sono gli ISO 6400 che consentono, grazie al processore TrueBeat 5, un notevole abbattimento del rumore e quindi riprese anche questa volta in luce praticamente assente. Il sensore è stabilizzato sui due assi, il bilanciamento del bianco tramite preset o anche one touch, quindi una macchina veramente orientata all'utilizzo in manuale. Il sensore è un CCD da 1 su 1.63 pollici per 10 megapixel, quindi comunque pixel abbastanza grandi che anche in questo caso ha riparo da ogni fonte di noise. I comandi sono praticamente tutti di tipo manuale, a iniziare dalla ghiera dei programmi, il pad posteriore che avete anche le funzioni di ghiera ruotabile e la ghiera anteriore che ricorda molto l'utilizzo dei diaframmi sugli obiettivi manual focus di vecchia generazione. Lo schermo posteriore è un OLED da 3 pollici per 610.000 pixel, quindi una grande visibilità anche in review delle immagini stesse. Flash pop-up, ne vedremo man mano andando in giro oggi le prerogative principali sul campo, quindi durante l'utilizzo pratico della macchina. XZ1 è una macchina orientata sicuramente a latere delle scene dei programmi ad utilizzo manuale. Ce lo dicono i programmi, priorità di tempi, diaframmi, program e manuale presenti sulla ghiera superiore, di tipo comunque analogico, e il vierone anteriore che consente di controllare sia diaframmi che alcune funzionalità interne della macchina. La macchina consente la gestione manuale one touch del bilanciamento del bianco e comprende anche un flash a scomparsa pop-up di piccole dimensioni, ma che consente un ottimo fill-in anche in virtù del fatto che consente la gestione della potenza del flash direttamente dal menu della macchina. Adesso proviamo a fare qualche scatto appunto in fill-in. Realizzare il bilanciamento del bianco one touch con l'Olympus XZ1 è molto semplice, basta avere un cartoncino neutro, noi ce lo siamo portato da casa, ed andare a scattare una foto a riferimento bianco. Questa volta la macchina realizzerà lo scatto col migliore bilanciamento del bianco possibile, anche in una giornata nuvolosa come questa. Siamo in Galleria Vittorio Emanuele, qui in centro a Milano. Utilizziamo questa location per testare le prerogative di ripresa in luce scarsa dell'Olympus XZ1. ISO 6400 offerti dal sensore da 10 megapixel, tipo CCD da 1 su 1,63 pollici, e dal processore TrueBeat 5 che consente, oltre ai colori vivaci nelle riprese tipo non monocromatico, anche un agile abbattimento del noise, appunto per sensibilità molto molto alte, come gli 6400 ISO offerti partendo dagli ISO 100. Abbiamo a disposizione anche un obiettivo
Aizu Ico, abbiamo già detto che è un 4x, di apertura massima in grandangolare di f1.8, quindi una grandissima luminosità che ci consentirà di effettuare queste riprese anche nel momento in cui la luce dovesse abbassarsi ulteriormente. Adesso facciamo qualche scatto. Oltre a questo, il monitor posteriore da 3 pollici OLED a 610 megapixel ci darà modo di controllare la ripresa anche nel momento in cui, data la folla, ci consentiremo di alzare la macchina di sopra le nostre spalle. Ora proviamo qualche scatto. Lo schermo OLED consente anche da ampie angolazioni di ripresa di avere sempre il perfetto controllo della scena. Unitamente a questo, la stabilizzazione nei due sensi ci dà una mano, oltre agli ISO elevati e all'ampia apertura di diaframma nel momento in cui la luce dovesse veramente mancare. Il processore TrueQuick 5 supervisiona tutte queste funzionalità e consente comunque di avere sempre immagini pulite e perfette in ogni situazione. Dal punto di vista della composizione della scena sono ancora due le prerogative della Olympus XZ1 molto interessanti. Prima di tutto la possibilità di scegliere i formati di scatto non solo coerenti con il formato del sensore, quindi 4 terzi, ma anche 3:2, 16 noni, oppure un formato molto da medio formato, quindi un 6:6. Oltre a questo abbiamo la possibilità di mettere a fuoco dalla distanza veramente minimale in super macro di 1 cm, quindi praticamente toccando con la lente frontale l'oggetto, sempre affidandoci alla messa a fuoco manuale automatica, nel caso dell'autofocus a 11 zone, nel caso del manuale 255 zone, quindi 16x16 spostamenti lungo l'asse orizzontale e verticale. Proviamo adesso a selezionare qualche formato di scatto e anche scattare magari in modalità super macro, quindi a 1 cm da soggetto ripreso. E già che ci siamo, giochiamo ancora un po' con il super macro da 1 cm di distanza dalla lente frontale. Al lato delle funzionalità di ripresa più classiche, l'Olympus XZ1 offre anche gli art filter. Gli art filter sono delle personalizzazioni estetiche che sono ormai entrati nell'immaginario degli utenti Olympus a partire dalle ultime fotocamere del marchio. Consentono una personalizzazione estetica fin dalla ripresa, sia per quello che riguarda le foto che per quello che riguarda il video. Gli art filter sono gestibili sia dal menu superiore dell'Olympus XZ1 che tramite la ghiera anteriore, quella facente le veci del diaframma, come era d'uso sugli obiettivi manual focus di un tempo. Sempre a Milano, nella piazzetta di Brera, e nessun luogo è più indicato per sperimentare gli art filter dell'Olympus XZ1 come questo. Al lato degli art filter anche scene preimpostate, anche una modalità eye auto che seleziona automaticamente le migliori condizioni di ripresa in base alla situazione di scatto. Olympus XZ1 dispone anche di un nutrito set di accessori, tra cui un mirino opzionale orientabile da oltre 1.400.000 pixel, la custodia subacquea, il flash esterno e un adattatore per il microfono esterno. L'adattatore per il microfono esterno, unitamente al mirino da 1.440.000 pixel, ci aiuta nelle riprese video. Riprese video in HD 720p, quindi 1080x720 pixel a 30 fotogrammi al secondo, su schede SDXC, si attiva da questo pulsante sul retro. E ora proviamo a fare una ripresa in HD. Siamo ovviamente al Teatro Strehler di Milano. Lo abbiamo già detto, ma lo diciamo nuovamente, l'Olympus XZ1 consente una gestione manuale completissima di tutte le funzioni, gestione dei tempi, dei diaframmi, anche ad opera della ghiera anteriore,
gestione del bilanciamento del bianco, di tutti i parametri di ripresa e di tutto quello che compete la ripresa nel modo più convenzionale del termine. In particolare scatta il RAW lo svilupperemo sia dalla macchina che dall'Olympus Viewer che viene fornito con la ZX1 stessa. Abbiamo altre delle funzioni manuale, tutti i programmi PASM a cui abbiamo già accennato e soprattutto le scene di ripresa. Con l'Olympus XZ1 è facilissimo realizzare panorami ad ampio angolo di campo, è sufficiente selezionare la modalità di ripresa scene preimpostate ed andare a scegliere il panorama. Sarà la macchina poi che ci guiderà nell'affiancare correttamente più riprese dandoci la sovrapposizione corretta da una ripresa alla successiva. Lo facciamo subito. Dopo una giornata di scatto con l'Olympus XZ1 che possiamo sicuramente affermare come questa piccola macchina portatilissima da 275 grammi sia un piccolo gioiello per quello che riguarda la ripresa manuale, permette veramente di gestire in manualità totale tutti gli aspetti della ripresa esattamente come una reflex. Della reflex gli mancano solo le ottiche intercambiabili e comunque l'obiettivo da f1.8 grandangolare che monta è uno zoom 4x, lo ricordiamo, permette di affrontare la fotografia di viaggio e in ogni tipo di situazione con grandissima prontezza. Gli accessori completissimi, si va dalla custodia subacquea al flash, al mirino elettronico, al microfono esterno. In questo caso montiamo addirittura un flash slit di altra marca che comunque permette di funzionare in manuale, in manualità totale, con la Olympus XZ1 stessa. L'ultimo scatto ce lo concediamo con una ripresa di ritratto. La XZ1 in abbinamento anche alla ripresa RAW consente risultati veramente veramente eccezionali. Li vedremo poi a monitor una volta arrivati sulla postazione fissa.